Salve bambini, buon pomeriggio. Eccoci pronti per un nuovo viaggio sul nostro treno. E sul treno sedevo sempre lì al finestrino, con in braccio il mio orso e l'album per gli acquerelli. E mentre correvano i campi e il mattino, la mamma indicava tutti i posti più belli. La testa del chiodo. La palma della mano i datteri non fa, sulla pianta del piede chi si arrampicherà, non porta scarpe il tavolo, su quattro piedi sta, il treno non scodinzola. Ma la coda ce l'ha, anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa capita a più di una persona, anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa capita a più di una persona. La stessa cosa capita a più di una persona. Un signore maturo con un orecchio acerbo. Giorno, sul diretto Capranica Viterbo, salì un uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi, era maturato, fuorché l'orecchio che acerbo era restato. Cambiai allora posto per essergli vicino e studiare il fenomeno per benino. Signore, dissi, lei ha una certa età, di quell'orecchio verde, cosa se ne fa? Rispose gentilmente, dica pure che son vecchio. Di giovane mi è rimasto solo questo orecchio, ma è un orecchio bambino e mi serve per capire le voci che i grandi non stanno mai a sentire. Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi e i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose. Così mi disse il signore con un orecchio acerbo, quel giorno sul diretto Capranica Viterbo. Dal treno. Un giorno dal treno, in corsa lungo l'Adriatico, ma forse era il Tirreno, ho visto un paesino tutto nuovo e carino, con le case ben pitturate, le antenne della televisione nell'azzurro ricamate. Un po' in disparte, come il canile di fianco alla casa del padrone, c'era una catapecchia, che forse era già vecchia ai tempi di Nerone. Era la casa più brutta del paese. Pareva una casa morta, ma c'era scritto scuola proprio sopra la porta. Io sulle prime per la fretta ho letto scuola con la Q, poi mi sono corretta. Ma adesso mi domando se valeva la pena, se bastava la correzione a fare di quel tugurio la casa dove i bambini diventano uomini, se sanno un poco ogni anno. Tonino l'obbediente. Questa è la canzone di Tonino l'obbediente. Tanto bravo, però di sua testa non fa niente. Se gli dicono cammina, lui salta in piedi e va. Se gli dicono alt, si ferma e fermo sta. Guardate, si è fermato. E ora che fa? Riposa. Aspetta che qualcuno gli comandi qualcosa. Se nessuno gli comanda, non sa che fare o dire. Se non gli dicono dormi, non riesce a dormire. È colpa di un dottore davvero berlo stolto.
invece delle tonsille, sapete che gli ha tolto? Gli ha tolto il verbo volere. Con la magra scusa che l'erbavoglio non nasce e non cresce nemmeno nell'orto del re. Adesso attenzione, Faremo un piccolo esperimento. Per piacere, Tonino, ascoltami un momento. Obbedisci a questa gente e buttati giù dal tetto. Visto? Correte, salvate quel poveretto. Senza dire buongiorno, stava per fare un tuffo. Per fortuna son qua io e per i capelli lo riacciuffo. Ah, Tonino, Tonino, ma quando vuoi capire che bisogna pensare prima di obbedire? Ciao bambini, per oggi è tutto. Ci vedremo domani alla prossima fermata. E ricordate che avete i testi delle canzoni per poterli cantare insieme anche a casa. Ciao!